Salute ragazzi e bentornati in questo nuovo video, sono XDennis e oggi siamo su Warframe per mostrarvi come si fa l'evento Plug Stars. Come sempre vi ricordo di lasciare un pollice in su e iscrivervi al canale per ancora iscritto e possiamo iniziare. Ok ragazzi, per avviare l'evento Plug Stars dovrete andare su Cetus, parlare con Gonzu, andare su Taglie e ci sarà la taglia per l'evento Plug Stars. A questo punto andrete nelle piane di Eidolon e come prima fase della taglia vi dirà di trovare un contenitore di tossina che dovrete rubare da Vajek in una caverna Grineer. Ok ragazzi, a questo punto dovremo avviarci nella seconda fase, cioè difendere il miscelatore. Cosa dovremmo fare con questo miscelatore? Non solo difenderlo, ma mettere anche 4 catalizzatori Infested e 4 antidoti Eidolon. A cosa serve il catalizzatore e l'antidoto? Serviranno per far spawnare l'Elephantis nell'ultima fase. Come ottenere questi due oggetti? Si potranno ottenere uno dal dojo nel laboratorio Infested e l'altro dal bambino che vende le maschere su Cetus. Come terza fase dovrete hackerare il drone con la miscela e dopo trasportarlo fino alla bolla Infested. Appena arrivati alla bolla Infested, il drone volerà in aria per spargere l'antidoto e il catalizzatore nell'aria. Come ultima fase dovrete uccidere, cioè sterminare i infested presenti vicino alla bolla. Alla vostra sinistra vedrete un indicatore di percentuale. Ogni volta che arriverà al 25, 50, 75 e 99% spawnerà un Lefantis il cui dropperà un oggetto specifico che vi servirà per costruire la statua nel vostro dojo. Alla fine della missione, cioè uccidendo tutti e quattro i Lefantis, vi dropperà i punti reputazione che potrete spendere dal bambino che venderà le maschere. Alla fine della missione, come avevo detto, basta che vi teletrasporterete su Nakak, cioè il bambino che vende le maschere. Come seconda opzione vi sarà scritto Operation Supply. Basta che cliccherete e vedrete tutti gli oggetti che potrete comprare. Naturalmente dovrete salire anche di reputazione, ma non ve ne costerà tanta. Ok ragazzi, questo era il video in cui spiegavo come fare l'evento Plug Stars, spero che sia capito perché l'evento non è che sia tanto facile, naturalmente per i nuovi membri di Warframe. Quindi ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un pollice in su, iscrivetevi al canale ancora non iscritto, commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Tell me that you love me, even if it's